digitali sono in qualche modo il mix tra l'uso naturalissimo dei mezzi nuovi, molto ipertecnologici, e il desiderio che hanno nell'essere sempre continuamente connessi. E sono quelli che poi decideranno quale sarà la televisione, non dico di domani, ma di posdomani. Sì, sono convinto che sia così. Nello stesso tempo devo dire, ecco, ci sono i cosiddetti smanettoni, quelli che sanno fare cose miracolose al punto da arrivare a diventare hacker. Sì. Se no, le persone normali, come i nostri figli, hanno una naturalezza assoluta, una confidenza assoluta con il computer, con il web. Però devo dirti onestamente che alla mia età non più verde ce l'ho anch'io, però come dire, con dei limiti. Però quello che fanno loro lo faccio anch'io. Certo, loro, essendo nativi digitali, imparano più in fretta. Cioè, se loro devono imparare a usare un programma di montaggio, ci arrivano molto prima di me, molto molto prima di me. Però noi possiamo utilizzare il tablet come il computer nello stesso modo. Cioè, i problemi sono con le persone più anziane. E io, per collegarmi con la mia mamma che sta a Torino, da un mese sto impazzendo per farle ricordare tutta la procedura per collegarsi su Skype. Certo. Per loro è difficile, per loro è difficile, per noi è tutto naturale. Io non sono un nativo digitale, ma lo sono quasi diventato, insomma. E questo è il problema del digital divide, che non è un Esatto. problema tecnologico, ma è un problema culturale. La Esatto. televisione è stata molto meno digital divide, diciamo divide perché digital non era ancora. C'era uniti tutti. Esatto, infatti. Quindi, tornando al tuo libro, il libro sicuramente è un libro che è da leggere per capire da parte di tutti, quelli divide e quelli nativi, per capire dove stiamo andando con la televisione. Quindi ti ringraziamo moltissimo per quello che ci hai raccontato da perfetto autore televisivo e aspettiamo che scrivi la prossima età, quella che deve ancora venire. Grazie Grazie. mille.